Bella raga, prima di tutto, ma quanto è figo sto pinguino? Quanto è figo il pinguino, raga? È troppo bello. E qui, veramente, è bellissimo. Comunque, andiamo al punto del video. Allora, oggi voglio parlarvi di cosa è uno scam a livello di Blue Crystal e invece cosa è più o meno worth. Parlarvi un po' delle cose che si possono comprare a Blue Crystal nello shop. E cosa vi fa? Cioè, cos'è uno scam? Cosa è meno uno scam? Eccetera, 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 ok? E non parliamo direttamente del Mary Secret Shop, ma è legato, d'accordo? Stiamo parlando proprio delle cose con i Blue Crystal che vediamo qui. E vorrei partire da una cosa molto, molto, molto semplice, che è la Crystalline Aura. Innanzitutto, questo qua è lo status premium per 30 giorni. Compratelo sempre quei Blue Crystal, raga, non serve che spendiate soldi, poi se volete spendere soldi, spendete soldi, ok? Però, 30 giorni di status premium con i Blue Crystal, tanta roba, va bene così. Adesso, vorrei girarmi un po' tutte queste schermate qui e parlarvi di cosa è buono e cosa è un maledetto scam e cosa non dovreste prendere, ok? Oggi non vi voglio parlare di niente che riguardi le cose che comprate con soldi veri, ok? Ma solamente dei cristalli blu e quindi di cose che prendete con i gold, effettivamente, d'accordo? Allora, iniziamo da... Aspetta, vediamo, no, qua vi fa vedere tutto proprio, no? Ok. Allora, iniziamo ad esempio questo weekly trade. Questo qua è un oggetto che c'è solo settimanalmente, ok? E vedete che vi dà, se siete amanti delle trade skill, ok, o comunque le state tirando su un po' più velocemente, tipo io ad esempio, come vedete, lo prendo ogni settimana. E questo è molto buono perché vi dà tre pozioni per l'energy, che vi dà 1000 energy l'una, e la leap essence, quella che ve la fa consumare un po' più velocemente, eccetera. Adesso, perché questo è buono? Perché se voi andate nel Mary Secret Shop, 5 pozioni di queste costano 100 gemme, quindi sono 20 l'una, no? Mentre qui con 60 gemme vi dà 3 di quelle, quindi tiene lo stesso valore, e in più vi dà una Leap Essence extra, quindi è tutto di guadagnato, ok? E nulla, quindi questo qua è molto buono. E se andiamo proprio nei pacchi invece, questo Battle Item Bundle, raga, è un maledetto scam, ok? Cioè, veramente non ha assolutamente senso. E se andate sempre nel Mary Secret Shop, ad esempio, qua quanti sono? Fammi vedere. Perché voglio farvi proprio capire, sono 5 di ognuno e sono 4, no? Quindi di media e dovrebbero costare cos'è? 30? 30 l'uno? Mentre se andate al Mary Secret Shop, uno di questi costa 25. Quindi comprati separatamente, questi costano meno che comprati nel pacchetto. Cioè è un maledetto scam, raga. Ok, non ha alcun senso, non lo prendete mai. Andate sempre al Mary Secret Shop piuttosto, ok? E un altro mega scam che c'è qua dentro, il Weekly Card Bundle. Raga, oh mio Dio. Oh mio Dio, quanto è uno scam questo cacchio di pacchetto, ok? Con 120 cristalli prendete un pacchetto non leggendario, random, ok? Perché può essere anche bianco quello lì. E una carta per l'exp. Una, ok? 120 cristalli. What? Ok, questo è uno scam. Non lo prendete mai, vi prego. Dunque, questi due pacchetti sono uno scam. Per quanto riguarda i rapport, oh god, oh god. Allora, raghi, io non lo so se voi comprate rapport e carte nel Mary Secret Shop, ok? E questo è un loop nella quale io non voglio mai entrare, perché sono cose totalmente a random. È una quantità di gold allucinanti. Io personalmente, bene o male, questo conviene molto, ok? Poi se comprate le carte da qua potete... Già l'avete comprato probabilmente, quindi non lo so, raga, se volete farlo. Se volete farlo comunque non è così male. Se non volete farlo va bene lo stesso, sinceramente. E vediamo un po' se c'è qualcos'altro di importante. Per quanto riguarda i Fion, i Peon, i Feon... Come li chiamate, raga? Non lo so. Vabbè, comunque. Per quanto riguarda questi cosi qua, il gioco ce ne sta regalando così tanti, anche adesso con i nuovi reward, sono andati 130, quello che è, che sinceramente non credo abbia senso comprarli, non buttateli, ok? E
Per quanto riguarda le Leap Essence e le Una Task e i ticket per completarle istantaneamente, dipende da quanto valorizzate il vostro tempo, ok? Nel senso che questi sono tutti e due strumenti che vi fanno fare più velocemente qualcosa, uno per le trading skill e uno per le daily quest. Nulla, semplicemente se volete fare le cose in fretta e avete poco tempo durante il giorno, potrebbe essere una buona spesa, se no potete farne tranquillamente a meno. E se siete dei malati invece di skin, colori delle skin, yada 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 yada, i reagenti, non so che valore dare ai reagenti per i colori, raga. Honestly, non lo so, non lo so, non lo so. E il pacco eventualmente vi dovrebbe convenire. Fammi fare un calcolo, è da 30 di ognuno. No, 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 no. 120. 120 più 90, 210 più 60, sì. Ok, il pacchetto weekly, questo qua conviene, però non lo so se fate ste robe, raga. Mi sembra ancora troppo presto, non credo ci siano tante skin che colorate in modo diverso diventino super super fighe. E direi che l'altra cosa stra importante di cui parlare sono le skin, le mount e tutte ste robe qua che si comprano con i Blue Crystal. E nulla, queste qui controllate sempre quanto stanno al market, ok? Perché in teoria penso siano tradeabili in qualche modo, non sono sicuro. E controllate quanto stanno al market perché dovete farvi un rapporto con i gold, con le currency exchange, anche perché adesso sinceramente i crystal stanno relativamente poco. Non per me perché io giro, sono un ciabattaro, raga, ormai non ho più i soldi, manco per, non lo so, non c'ho più soldi. Vabbè, è andata così. E nulla, comunque semplicemente, allora vi andate a vedere quanto è che costa, fammi andare a vedere e facciamo un esempio, avete, che ne so, boh, è il Gaia Pet, andiamo al market, e il Gaia, vabbè, qua potete vedere il pet singolo, ah non c'è, ah non c'è, neanche uno. Ah, così? Scusami, cioè. No, non è uno di questi. Vabbè, comunque, guardatevi quanto costa qua, guardatevi quanto vi costano i cristalli. Ricordatevi che 100 cristalli all'incirca sono 500 gold, quindi se costano 400 cristalli sono 2000 gold. Insomma, conviene sempre trasformarli in cristalli ora come ora, suppongo. E niente, anche perché i cristalli costano veramente poco, raga, ok? Perché i cristalli fino a una settimana e mezza fa costavano addirittura 1000 gold. E quindi adesso conviene trasformare tutti i soldi in cristalli e comprare le robe in blue crystal. Tranne i materiali, come sappiamo, stanno facendo un collasso generale e dei prezzi a livelli allucinanti. E direi anche grazie a tutti i materiali, a tutti gli eventi che stanno buttando fuori, sinceramente tanta roba, raga. E adesso, piccolo aggiornamento personale, non gliene frega niente a nessuno, però mi manca un UP per fare il 1385, appena lo faccio, sblocco finalmente e la research nella Stronghold per aumentare la percentuale AT3 dei miei personaggi e vedremo che fine facciamo con il nostro sharpshooter. Ma la cosa più importante di tutte è la stessa che ho detto all'inizio del video, quanto è figo questo pinguino. Va bene, boh, bella raga. Per il video di oggi è tutto, volevo solo farvi evitare di buttare gemme perché ci sono dei pacchetti che non hanno assolutamente senso, d'accordo? E mi auguro sia stato utile. Stanno per arrivare guide un po' più complesse invece, soprattutto quella sulle trade skill che so che me l'hanno chiesta in tanti e forse farò anche due chiacchiere sullo sharpshooter in generale. Non ci sono tanti sharpshooter, quindi non so se sarà molto interessante, boh. Magari anche se volete farlo come alt, è una classe molto carina, quindi vedremo. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao su!